6 a 5 per Stezzano.
Quarta boccia. Sette dentella. Thank you.
Ma dovevo venire qui a registrare. Terzo. Thank you.
tre. Prendi. Wait.
Buongiorno, passa pure. Gira per andare nel paesino. Thank you.
con la famiglia. Abbiamo pensione comunale, anche quest'anno ci ha aiutato nell'organizzazione. E niente, io vi ringrazio tutti, speriamo sempre che ogni anno rinnoviamo la possibilità di fare queste gare, perché ci gravo anche un po', così tra virgolette, economicamente. La passione rimane, la società è un po' piccolina, però il futuro speriamo che sia sempre quello di poterci ritrovare sempre. Noi siamo sempre qua in settimana, la sera, due o tre volte a settimana a fare i nostri specie di allenamenti. Comunque, la tengo brevissima, do la parola un attimo al comitato di saluto e poi all'amministrazione passiamo alle premiazioni. Io rinnovo comunque il ringraziamento soprattutto alla famiglia Valentino, perché per una gara che organizziamo per loro. Ringraziamo ovviamente la Bocciofila e la Bingo Ciano, che è uno dei fautori per quanto riguarda lo sport delle bocce, sia a livello di Bocciofila e in modo particolare tengo a puntualizzare tutto quanto lui sta facendo nel corso di questi anni. Ci risulta che ha informazioni, sta facendo un ottimo lavoro sia nella scuola elementare sia nella scuola media, sia del comune Cesarano e sia del comune Ortizzingonia. Quindi questo ci gratifica e ci porta onore e speriamo presto di vedere qua in questi campi nuove leve che saranno il futuro e il ricambio delle generazioni. Mi congratulo ovviamente con i vincitori e con tutti i giocatori che hanno partecipato a questa manifestazione. Mi risulta che siano stati oltre 250 e questo è un buon segno, perché sta a dire che il gioco delle bocce non è un gioco che sta andando in soffitta, ma bensì sta prendendo piede. Ci sono in atto delle nuove evoluzioni. Oggi vediamo qui, abbiamo un reporter che ci sta filmando e tra qualche giorno tutto quanto è accaduto stasera potrà essere visitato su un sito che è aperto a qualsiasi persona. Ricordo l'ultima iniziativa che il Comitato insieme con le Bocciofile sta portando avanti nel corso quasi da un anno, dal febbraio 2012, l'iniziativa del giornale. Sicuramente tutti voi, o quasi tutti, ricevono a casa il giornale e avranno notato che il giovedì c'è una mezza pagina dove viene dedicato lo sport delle bocce. Vengono trattati vari argomenti, tutto questo perché? Perché vogliamo dare una presenza attiva a questo sport e non è detto che in un futuro ci siano altre novità. Quindi chiedo a tutti i presidenti di Bocciofila, oggi nel caso di Luciano che è qui vicino, di far crescere, di divulgare questo bello sport e ovviamente questo è l'auspicio per un futuro migliore. Grazie. La parola all'amministrazione. Colozzi, faccio l'assessore allo sport qui a Verdellino. Mi fa piacere essere presente qui oggi, per me questa è la prima volta che assisto a questo museo. Anche se ho avuto occasione di conoscere in questi mesi e insomma la collaborazione è ottima. Sono contento di sentire che le bocce hanno ancora questi numeri. Essendo uno sport della tradizione, mi auguro che in futuro anche i nostri più giovani che sono lì di dietro possano praticare. E il merito è sicuro va a persone come Luciano, come i vostri rappresentanti a Bergamo, che credono molto in questo sport che secondo me fa molto bene. Quindi vi ringrazio. Perché anche c'era il mio proseguito Valentino. Lui ci ha
da due anni, non è vero, su questi campi. Mi ricordo quelle piassi quando era lui che si preoccupava di tenere in ordine il campo. A me fa piacere l'iniziativa di Luciano, l'assessore Bozzi, la sposata, quella di collaborare con le scuole, perché nel nuovo generazione bisogna guardare ai ragazzi se vogliamo dare un futuro a qualsiasi sport. E dobbiamo far crescere anche sicuramente questi sport, non guardare solo le parti, ma ci sono molti sono. E bisogna dare una mano per questo tipo di attività. Ecco. Grazie a Luciano e alla famiglia di Valentino. Quarto classificato, Buongiorno di Stefano, buongiorno della presenza. Presidente,